So bene quanto le missioni siano molto interessanti, ma Blasters deve comunque continuare. Voglio arrivare almeno a finire tutte le missioni che abbiamo per oggi, e poi ovviamente si sbloccheranno missioni più avanzate, e a quel punto potrò continuare con le missioni della storia. Quindi, la settimana prossima, un po' Blasters, un po' missioni della storia. Cominciamo invece questo episodio nei Blasters. Amici miei, oggi ancora Blasters perché se io riesco a finire le missioni che ha per il momento il Sergente Quadro, che praticamente ci siamo fermati, abbiamo Inferno Oscuro nella Dama, l'Oni più potente nell'Orco e Update Roboian 00. Quindi, se facciamo queste tre, poi si sbloccheranno quelle più interessanti per i termini della trama e possiamo anche reclutare yokai molto potenti in quelle missioni. Quindi, cerchiamo di fare queste. E poi settimana prossima torniamo con la storia. E si alterneranno un po' storia, un po' missioni Blasters. Quindi ci saranno entrambe. Almeno due video a settimana. Andiamo con questa. Dunque, qua ovviamente bisogna sempre sconfiggere un certo numero di nemici. Ma io, boh. Per carità, non mi dispiace menare le mani. Però è un po' strana, questa faccenda di sconfiggi sempre un certo numero di nemici, è un po' così. Non è che ci sia molto da commentare quando devi solo prendere a schiaffi un po' di nemici. Quindi, alla fine si riduce a questo la missione, eh. Professor So qua è trattato come un semplice yokai, non è più uno yokai della leggenda, bravissimo. A questo punto dovrebbe arrivare Neradama? Dov'è Neradama? Qua sopra? Ah, eccola, quanto è grande. Arrabbiatissima! Arrivo, Neradama. Però. Ah, ma è Nevaria però incazzata. Posto? Sì, vabbè, non ti muove proprio troppo. Senti, già che ti muovi mi dà fastidio, eh. Vedi un po' che devi fare pure tu. Ci prendi schiaffi però, eh. Non male. Che poi anche l'equipaggiamento che hanno i miei yokai fa abbastanza cagare, però. Cioè, menate? Cioè, potete anche menare, eh? Dai, è andata, dai. Anch'io sono andato. Anch'io sono andato, però rianimatemi su. Anche perché tutti quanti i colpi io li stavo a prendere, che stavo a mena solo io. Dai, su, rianima, rianima. È andata. Ragazzi, è ovvio che vado KO se meno solo io. E poi con l'equipaggiamento che ho faccio davvero pena. Quindi è normale che ho perso. Ma sinceramente non è che me ne frega più di tanto, di andare KO. Ce n'è di margine per migliorare, lo so, e quindi mi sto tranquillo. Bene, facciamo l'Oni. No, facciamo Roboian e poi facciamo l'Oni più potente. Devo ammettere però che una cosa Blasters, il primo Blasters la faceva davvero bene, cioè le missioni. Tipo la missione contro Roboian 3000, quella era davvero interessante che dovevi spegnere i marchingegni, quindi fargli perdere un po' di energia, insomma era carina la missione, era fatta bene. A parte che mi stanno friggendo malissimo i Roboian perché ci hanno attaccato in gruppo. E come sempre mirano a me e mai agli altri. Tra l'altro non sono salito di rango con quella missione di prima. Quindi iniziamo insomma a dover aver bisogno di più punti per salire di rango. Il che non è male alla fine, cioè è giusto. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo. Perfetto. Mi sono messo bene, lì. Preciso. Ho calcolato bene la posizione. Insomma, qualche giocata carina posso farla se mi ci impegno, dai. Non faccio schifo come in Kirby in live. È per quello che dovreste seguire le live di Kirby, perché faccio davvero schifo. Prendo sempre le botte da tutti. Vabbè, voi menate, daddio qua raccolgo un po' di sfere. La difesa super. Oh, è volato, è scoppiato letteralmente. Abbiamo preso anche la sua. La sua anima, se non sbaglio. Con Get, quindi abbiamo preso l'anima. Benkei. C'è un Benkei robotico, mi pare. Ma sono tutti quanti yokai robotici, quindi. Pensavo fosse solo Roboian, perché sai, è palesemente un robot. Conte Zapula è un robot. Potrebbe essere che la Lord di Yokai Watch voglia vedere un Conte Zapula robot. Chi sono io per dire di no? Hanato Komiko è uno yokai robot?
forse più artificiale che robotico. Non è che intendevano yokai artificiali, forse, perché avrebbe molto più senso in questa maniera. Ghirgador, ce l'hai? Ce l'hai? Bene. Bene, allora. Oh, vedi che quando ce l'hai devi farlo funzionare. Oh, allora, ce l'abbiamo, perfetto. Oh, facciamo le fruttaste, mosse Saltimate, come le chiamano gli americani. È una Saltimate, no, è un Energimax si chiama. Però ha sempre a che fare con l'anima, no? Mamma mia, che bellezza, ragazzi. Proprio una Royal Rumble di tutti gli yokai, è fantastica. Certo, sono sempre gli stessi, però è bellissimo giocare così. Questo è sta faffa, oh. Non è comparso ancora, no? Ah sì, invece è comparso, però c'è anche Robonian gigante. Vabbè, qua ci va proprio subito con il coso potente, perché sennò, ragazzi, ci fanno secchi. Ah, Robonian è andato capo piuttosto velocemente, eh. Guarda questo qui, che masso di latta che è. È solo un grosso ammasso di latta, non ci fa niente. Pure, sta pure buggato, vai. Ah no, niente, no, faceva finta. Faceva solo finta il maledetto. Oh, Orochi, vedi un po' di fa qualcosa. Curaci. Eccola. Oh, allora. Bravo, comunque, bravo, eh. Ha andato pure Roboyan Daboru. Oh. Vai, un uppercut gli ho dato proprio qui. Bene, andiamo ad affrontare anche l'ultima missione di Blasters per oggi, che è quella di Nerorco. L'oni più potente. Spero che dopo questa Nevina ci dia una specie di uovo gigante per le sfere, perché dovrei comprare degli equipaggiamenti adatti. Quelli che ti danno 240 in più di forza e tutto il resto, difesa e quello che è. Sarebbe giusto comprarli, ma dovrei farmare all'imbero simile. Oppure vado di Save Editor. Così, tanto per dire, eh. Tanto per dire. Oh, raga, due livelli che ho fatto, già siamo molto più forti. Cosa è successo? Kyubi nero. Ah, quindi è il nemico questo. Perché non mi dai l'anima tua? Tanto per, eh. Cioè, lo dico giusto per amicizia, perché già ti ho preso, quindi non è che mi servi davvero. Però non ci prova neanche. Oh, lascia stare il mio Kyubi! Cataprocione, i proci, quelli che ha sconfitto Ulisse. Dai, panda della leggenda, questo è Po. Se dovessi mai reclutare quel tipo, lo chiamo Po. Anche se è un panda rosso, quindi dovrei chiamarlo Meilin. Aspetta un po'. Guarda qua, sorride la montagna. Ecco la montagna che ti sorride a te. Come Heidi. Ad Heidi però sorridevano i monti, non le montagne. Un po' diverso. È tutta quanta un'altra formazione particolare, eh. Però diciamo che la natura è la stessa. Indovolpina, Leo Fuoco, qua che è la... Domeni! Dove vedi che punti il nemico e punti a caso? Perché lo fai? Che ti ho fatto di male per meritarmi questo trattamento da parte tua? Perché punti a caso? Shuten Doji, mi piaci tantissimo, ma mi stai davvero iniziando a stare sulle balle, eh? Oh, gelo coda, bello gelo coda. Guarda un po', pugno! Manco se n'era accorto. Qua arrivano i proci con le katane. Dai, su. Poi un procione, un pan. Oddio, no, un procione, c'è un tanuki, sì, sì. Allora, sorride la montagna, che la montagna ti sorride. Bene. Mi devi lasciar stare, Kyubi. Oh, sto cataprocione è fissato con Kyubi, eh. Ti piace? Te la vuoi sposare? Te la faccio conoscere? Basta che me lo dici, perché ogni volta lo attacchi, basta. Se vuoi conoscere Kyubi, me lo dici, organizzo una cenetta, un'uscita al bar, qualcosina. E non può essere. Oh, do guardi con queste zampe, come cammini con queste zampe aperte. Guardalo, che porti 3 kg di palle, che cosa porti? C
No! Non può avermi preso! Mi ero spostato! Ah, ok, ok. Sì. Vabbè, certo! Se mi metti contro il palo, non lo so! Nerorco, guardate questo, guardate. In prima fila. Nate, vieni un po' che dobbiamo fare una cosa a te. Mena, mena, mena. Oh, Nerorco fa male, accidenti a lui. Certo però che se non avessero tutti quanti sti minion a combattere per loro, l'avrei già risolta. Gilgador, hai la mazza dorata? Usala, mannaggia a te, usala. Oh, e allora, vedi? Vedi che ce l'hai, usala, no? Sei un orco anche tu, cavoli. Oh, dai, andiamo, mena, pista, pista. Ok, no, qua. A padrone, vabbè, padrone ci sta prendendo le botte. No, QB. Che ha fatto? No, è andato a cappare? No. Venombra. Senti, sto pancospino qui ho proprio rotto le scatole a vederlo. Devi puntare, pancospino, mannaggia la miseria! Andiamo, Jack. Andiamo. Yarzo. Ecco, curiamoci. Oh. Oh, eccoci qua curati. Però scappate ragazzi, cioè lo vedete che sta attaccando, no? Scappate. Ok, ormai dai, è andato, dai. Ultimi attacchi ed è fatta. Bravissimo. Bravissimo QB. Bell'attacco QB. Bravo davvero. Ok, abbiamo raccolto tutto quanto qui intorno. Oh, c'è Anton Giulio qui, Pokédon, so che voglio. La settimana prossima si tornano a fare anche le missioni della storia per andare avanti, per reclutare yokai sempre più furbi e intraprendenti. Oh, a questo punto niente? Cos'è che non c'è? Tutto quanto ho fatto, cos'è che non va? Ah, Suimo. Toccherà rifare quella su Imo e Spareoni a volontà. Le prossime missioni Blasters che farò venerdì prossimo. O lunedì si parla di missioni normali. Allora, ogni modo, amici, vi ringrazio per aver seguito Yokai Watch anche oggi. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con il proseguio di Pokémon Y Random Lock. Ciao!